What's up YouTube? Eccomi pronto per un nuovo video. Oggi voglio parlarvi della mia ultima realizzazione, il giardino verticale. Un'idea che volevo realizzare da tempo, anche perché Valentina, mia moglie, lavora in cucina, quindi è molto molto brava a cucinare. E mi aveva chiesto da un po' di tempo come poter prendere delle erbe aromatiche. E da qui l'idea. Avevamo avuto alcune idee, viste anche su internet, di poter mettere le erbe aromatiche all'interno. Cioè all'interno della casa, e quindi eravamo titubanti se poter mettere queste benedette piante. Parlando con il mio amico, l'architetto Antonio D'Angiolella, e dandogli alcune idee, ha realizzato questo splendido design. A noi è piaciuto tanto, e quindi non ci ho pensato due volte a realizzare. Come potrete vedere nel video, la costruzione è molto semplice. Ho utilizzato del ferro, dei tubolari in ferro, per riprendere sempre lo stile della nostra cucina, soprattutto uno stile che a me piace tanto, legno e ferro, e questa volta ho voluto provare, utilizzando dei vecchi pallet, per dare quel tocco di legno consumato e vintage. Ho usato dell'impregnante noce scuro, noce bruno, e quindi il risultato è perfetto. Un ringraziamento va all'architetto, il mio amico Antonio D'Angiolella. Metto il link qui sotto della pagina Facebook se lo volete contattare per dargli magari qualche idea vostra da farvi realizzare, vi dico, è bravissimo. Ma prima di andare avanti con il video, volevo dirvi alcune cose. Sono stato super impegnato, però sono riuscito a preparare alcuni vasetti di cera per lo shop online. Sì, è di nuovo aperto dopo che la settimana scorsa era andato tutto sold out, per fortuna, però sono riuscito a preparare solo pochi vasetti di cera di olio di lino e quella con l'olio di Tang. Tanti di voi, perché non erano riusciti a prendere dei vasetti, mi avevano detto per quanto riguarda lo sconto, quindi ho deciso di riproporlo anche questa volta. Però questa volta non sono riuscito ad aggiornare con il coupon, quindi che cosa ho fatto? Ho messo il prezzo della cera direttamente scontato, solo con l'olio di lino e con l'olio Tang. Quindi ragazzi, lo shop è online, affrettatevi. Un'altra cosa volevo dirvi, il 19 luglio sarò a Milano, io con il mio amico Stefano il Falegname. Visto che ci siamo incontrati, avevamo pensato di fare un incontro con voi, magari in un locale. Potevamo fare un aperitivo cenato e passare 1 o 2 ore insieme. Quindi ragazzi, segnatevi questa data, il 19 luglio a Milano. Nei prossimi giorni vi aggiorneremo sul posto e sugli orari. Adesso andiamo avanti con la realizzazione. Volevo ricordarvi che questo video è sponsorizzato dal sito manomano.it, il marketplace dove potete trovare più di 200.000 articoli riguardanti il fai da te e il giardinaggio.
manomano.it sta dando una forte spinta al canale e questo mi permette di portarvi contenuti di qualità. Quindi ricordatevi, se acquistate qualcosa sul sito Manomano, automaticamente supportate il canale. E non mi resta che ringraziare il sito manomano.it per il supporto. Ed eccoci ragazzi, spero che anche questa volta il video vi sia piaciuto. Io già mi porto avanti. Questo sarà il video della settimana prossima. La cassettiera vintage per minuteria, una cassettiera vintage porta minuteria, dove creerò delle semplici cassette barra cassetti, dove creerò gli incastri fatti con la slitta della settimana scorsa. Quindi mi raccomando, restate sintonizzati perché è un progetto carino. E quindi non mi resta che salutarvi. Un mi piace se vi è piaciuto il video, nei commenti mi mettete qualche domanda da porvi e come sempre, per i nuovi iscritti iscrivetevi. Grazie per la visione. Ciao!